Ciao, siamo Francesco e Eugenio di In caso di e oggi vi parleremo del muco. Il muco rappresenta un meccanismo di difesa per il nostro organismo e vive sempre con noi. Ci accorgiamo della sua esistenza solo in caso di raffreddore o patologie delle alte vie respiratorie. Ad ogni colore corrisponde un significato preciso. Vediamoli insieme. Attenzione però, non è sufficiente questo per fare una diagnosi. Muco trasparente è il colore fisiologico, vuol dire che va tutto bene. Colore verde è il colorito che desta più preoccupazione, testimonia un sistema immunitario in piena attività. La colorazione verde è data da globuli bianchi morti e detriti cellulari presenti nel nostro muco. In questi casi è consigliabile sempre ricorrere al medico. Muco giallo. In questo caso il nostro organismo sta combattendo un'infezione contro virus o contro batteri. Il colore giallo dimostra che i nostri globuli bianchi stanno combattendo un'infezione e quindi lo stiamo espellendo. Colore rosso o rosa non è un colore che per forza deve destare preoccupazione, perché può essere anche solo dovuto alla rottura di qualche capillare all'interno della mucosa nasale. Muco bianco. In questo caso il muco rimane più a lungo nella nostra cavità nasale e potrebbe essere un segno di raffreddore causato per esempio da un'allergia. Colori scuri come il marrone e il nero che si possono riscontrare per esempio nei forti fumatori o a contatto con agenti inquinanti.